Nel mezzo del XX secolo, mentre il mondo vacillava sul precipizio di un'altra guerra globale, una forza insidiosa iniziò a consolidare la sua presa sulla Germania nazista, la Schutzstaffel, più notoriamente conosciuta come le SS. Fondata nel 1925, inizialmente come guardie del corpo personali di Adolf Hitler, questa oscura unità si sarebbe trasformata in una delle organizzazioni paramilitari più spietate e formidabili che il mondo avesse mai visto. Sotto la gelida guida di Heinrich Himmler, le SS espansero il loro dominio, diventando non solo lo scudo protettivo del Führer, ma anche la lama del boia. La temuta Waffen-SS, il ramo militare dell'organizzazione, diffondeva terrore sui campi di battaglia, mentre le unità testa di morte delle SS vigilavano gelosamente sui campi di concentramento e di sterminio, attuando alcuni dei genocidi più orribili della storia. Eppure, chi erano gli uomini dietro queste uniformi nere adornate con glilii emblemi della testa di morte? E cosa li spingeva a partecipare e spesso a compiacersi in tali atrocità? Ricordiamo le storie strazianti di Auschwitz, Sobibor e Treblinka. Non erano solo campi, ma fabbriche di morte, dove milioni incontravano il loro triste destino per mano delle SS. Con metodi che andavano dal lavoro forzato allo sterminio sistematico, le SS dimostravano una brutale efficienza nel portare a termine la soluzione finale di Hitler. Mentre percorriamo questo sentiero agghiacciante, facciamo eco alle parole di Primo Levi. I mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere veramente pericolosi. Più pericolosi sono gli uomini comuni. Unisciti a noi, mentre solleviamo il velo sulla Schutzstaffel, portando alla luce la cruda realtà che si nascondeva dietro le loro uniformi nere e gli emblemi della testa di morte. Benvenuti al diario di Giulio Cesare. Le squadre dell'ombra, l'inquietante ascesa delle SS. Nel caotico vortice della Germania di Weimar, dove l'instabilità politica e il malcontento sociale erano comuni quanto il giornale del mattino, emerse una forza che avrebbe eclissato tutte le altre in termini di spietatezza e impatto. La Schutzstaffel, meglio conosciuta come le SS. Originariamente nate nel 1925 come un semplice distaccamento della SA, Sturmabteilung o distaccamento tempestoso. Le SS furono inizialmente concepite come un'unità di guardie del corpo personale per Adolf Hitler e altri alti funzionari nazisti. Guidate da Julius Schreck e composte da soli 8 uomini, questa entità ebbe davvero umili inizi. Tuttavia, nella fornace dell'ambizione e dell'ideologia, questi 8 uomini furono i semi di quello che sarebbe diventato una macchina spietata e vasta. La trasformazione delle SS da guardie del corpo ad architetti del genocidio prese diverse svolte cruciali, ognuna aggiungendo un ulteriore strato di complessità e potere all'organizzazione. Heinrich Himmler, un uomo tanto discreto quanto crudele, ne prese il comando nel 1929. Sotto la sua guida, le SS si trasformarono in un vero e proprio stato all'interno dello Stato. Aumentarono le loro dimensioni, si occuparono di operazioni di intelligence e iniziarono la polizia interna del partito nazista stesso. Entro il 1933, quando i nazisti salirono al potere, le SS avevano la loro propria ala di intelligence, la SD o Sicherheitsdienst. Durante le sanguinose purghe del 1934, note come la notte dei lunghi coltelli, le SS mostrarono i loro artigli. La loro orchestrazione degli omicidi extragiudiziali della leadership della ECE non lasciò dubbi sulla lunghezza a cui sarebbero arrivati per assicurarsi il potere. Il massacro fu un momento cruciale che separò le SS dalla ECE e le rese un'organizzazione indipendente, responsabile solo di fronte a Hitler. Quell'indipendenza senza precedenti pose le basi per le atrocità incontrollate che sarebbero seguite. Berlino, il cuore della Germania, divenne l'epicentro operativo delle SS, dove uomini in divise nere e impeccabili camminavano con un inquietante senso di sicurezza in se stessi. Non erano semplici soldati o ufficiali standard, erano elite motivate ideologicamente, scelte per le loro caratteristiche ariane e la loro fedeltà incrollabile alla dottrina nazista. Luoghi come il castello di Wewelsburg, una fortezza rinascimentale che Himmler immaginava come il fulcro ideologico e spirituale delle SS, divennero centri per un addestramento
che combinava rigore militare con rituali arcani e indottrinamento ideologico. Entro il tempo dell'adozione delle leggi di Norimberga nel 1935, le SS erano diventate uno strumento chiave per l'applicazione delle politiche razziali. Non solo proteggevano Hitler, erano ora i guardiani dell'intera visione del mondo nazista, ossessionati dalla purezza del sangue e della cultura tedesca. Le Olimpiadi del 1936 servirono come piattaforma internazionale per mostrare la forza e l'efficienza delle SS, ma sotto la vernice di una pagliacciata disciplinata si celavano ambizioni più oscure. Il loro ruolo si intensificò drammaticamente con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Non più solo una forza interna, assunsero ruoli militari e di sterminio. La formazione della Waffen-SS, un'ala armata, permise loro di partecipare alle battaglie, mentre unità come GLEE-Einsatzgruppen furono esplicitamente progettate per l'omicidio di massa. Man mano che la guerra progrediva, le SS si addentrarono in imprese sempre più sadiche, dagli esperimenti umani nei campi di concentramento alla supervisione della soluzione finale, lo sterminio di massa degli ebrei. Notoriamente segrete, crearono anche un loro linguaggio codificato, noto come Esprache, un lessico che velava la brutalità delle loro azioni con un distacco burocratico. Ingranaggi nella macchina, la rete bizantina dei labirinti delle SS. Se avete mai provato a risolvere un cubo di Rubik, potreste aver avuto un assaggio di come funzionano i sistemi complessi. Ogni mossa cambia il paesaggio, ogni torsione contribuisce alla configurazione complessiva. Ora, prendete quella complessità e moltiplicatela per il peso della storia e dell'orrore, e vi avvicinerete a comprendere l'intricata struttura organizzativa delle SS, o la Schutzstaffel. Le SS non erano un'entità monolitica, erano un labirinto chimerico di sottogruppi e unità speciali, ognuna con la propria funzione, etica e catena di comando. Per addentrarsi in questo labirinto, bisogna prima navigare attraverso le sue divisioni principali, l'Allgemeine SS, la Waffen-SS e le SS Totenkopfverbände. L'Allgemeine SS, conosciuta anche come la SS Generale, era la divisione più estesa. Verso la metà degli anni 30, con il passaggio delle leggi di Norimberga, questo braccio delle SS era diventato essenzialmente una forza di polizia parallela, eclissando la polizia tedesca regolare in autorità e potere. Ma c'era un inganno. I membri dovevano tracciare la loro genealogia fino al 1750 per provare la loro eredità ariana, una condizione che portava l'ossessione genealogica a nuovi livelli. Mentre noi potremmo casualmente chiederci sui nostri alberi genealogici per l'Allgemeine SS, la genealogia era una questione di purezza ideologica, un rito di passaggio per partecipare all'applicazione dell'utopia ariana. Poi veniva la Waffen-SS, il ramo militare armato delle SS che prese vita dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. A differenza dell'Allgemeine SS, la Waffen-SS era soggetta all'OKW, il comando supremo dell'esercito tedesco, sebbene rispondesse in ultima analisi a Heinrich Himmler. Più pragmatica nel suo reclutamento, incorporava anche volontari di altre nazioni europee, sebbene di solito provenienti da territori occupati o allineati con i nazisti. Noti per il loro temibile valore in combattimento e le feroci divisioni Panzer, la Waffen-SS indossava uniformi mimetiche, diverse dai grigi semplici della Wehrmacht. Queste uniformi erano così iconiche che divennero parte del misticismo delle Waffen-SS, una dichiarazione sartoriale del loro status elitario. E non dimentichiamo il loro distintivo saluto. Invece del tradizionale saluto dell'esercito tedesco, usavano il saluto a Hitler come affermazione della loro lealtà primaria al Führer. Infine, raggiungiamo le SS Totenkopfverbände, le unità testa di morte responsabili dell'amministrazione dei campi di concentramento e di sterminio. Comandate da ufficiali cresciuti attraverso l'Allgemeine SS, divennero una divisione separata nel 1939. È curioso e grottesco che il simbolo di un teschio e ossa incrociate fosse un simbolo indossato sulle loro toppe del colletto, un sinistro presagio della morte che avrebbero amministrato. Queste unità non erano solo carcerieri. Erano esecutori di una macchina della morte sistematizzata,
burocrati dell'orrore che contavano le calorie assegnate ai prigionieri come un dietologo crudele potrebbe fare, ogni calcolo un passo più vicino all'annientamento degli internati attraverso lavoro forzato e malnutrizione. Come un oscuro arazzo tessuto con fili di ambizione, ideologia e brutalità, la struttura interna delle SS era un'impresa di ingegneria organizzativa. È facile immaginare Heinrich Himmler, il fanatico silenzioso, meticolosamente progettare questa rete di potere, il suo ufficio pieno di grafici dettagliati, progetti architettonici per i campi e tomi storici sulla tradizione germanica. La sua famosa frase «Il mio onore e lealtà» non era solo un giuramento, era un principio di progettazione per il mostro complesso e multifaccettato che erano le SS. Inchiostro invisibile. I crimini indelebili e non detti delle SS nell'Olocausto. Fu la penna a disegnare la mappa verso l'inferno. Una firma silenziosa di Heinrich Himmler che diede il via all'operazione Reinhard, il piano che avrebbe stabilito campi di sterminio come Treblinka, Sobibor e Belzec. È quasi inimmaginabile pensare che un orrore così illimitato potesse essere ridotto a banalità burocratiche, a click di macchine da scrivere e macchie di inchiostro. Eppure è esattamente così che le SS orchestrarono il loro sinistro balletto della morte, con distacco calcolato e pianificazione meticolosa. L'Olocausto non fu solo un'esplosione di odio caotico, fu un genocidio sistematicamente progettato ed efficientemente eseguito, con le SS al suo nucleo. Spesso non detto nei discorsi pubblici, è la realtà inquietante che le SS hanno svolto un ruolo poliedrico nell'Olocausto. Non erano solo esecutori, ma architetti. Prendiamo ad esempio gli Einsatzgruppen, squadre mobili di uccisione che si muovevano come ombre vendicative dietro l'avanzata dell'esercito tedesco, incaricati di uccidere ebrei, rom e altri gruppi. Armati di liste preparate con largo anticipo, entravano nelle città con la missione di purificare. In luoghi come Babi Yar, vicino a Kiev, massacrarono oltre 33.000 ebrei in soli 2 giorni. I loro rapporti, documentati in un linguaggio burocratico e agghiacciante, venivano inviati indietro a Berlino, come se stessero compilando spese aziendali anziché rendicontare un omicidio di massa. Le SS Totenkopfverbände sorvegliavano i campi di concentramento e i centri di sterminio, ma queste unità del teschio della morte non erano semplici custodi della morte, erano coltivatori. Auschwitz, un nome diventato sinonimo di Olocausto, era sotto la loro sorveglianza. Auschwitz non era solo un luogo dove le vite finivano, era un laboratorio perverso dove avvenivano esperimenti medici, spesso guidati da medici dell'SS come Josef Mengele. Qui, la perversa fascinazione dei nazisti per l'eugenetica trovò un oscuro campo di gioco. Dagli esperimenti di sterilizzazione a studi che portarono a sofferenze incalcolabili, le SS presiedevano un impero di sadismo scientifico. Anche il gas Zyklon B usato nelle camere aveva il suo dispiegamento sorvegliato dal personale delle SS, uomini che in seguito avrebbero insistito di essere stati semplicemente seguaci di ordini. Poi c'erano i trasporti, i lunghi viaggi strazianti che portavano milioni alla morte. Il Reichssicherheitshauptamt, o l'ufficio principale di sicurezza del Reich, era un organo controllato dalle SS responsabile del coordinamento delle deportazioni di massa nei campi di sterminio. Questi non erano incarichi arbitrari, erano orchestrati con crudele precisione. I nomi erano segnati su liste, mentre le famiglie venivano strappate l'una dall'altra e stipate in carri bestiame, spesso trascorrendo giorni in condizioni inimmaginabili. Gli ufficiali delle SS che incontravano questi treni all'arrivo attuavano quello che in modo agghiacciante chiamavano il processo di selezione, decidendo chi sarebbe stato messo a morte immediata e chi sarebbe stato temporaneamente risparmiato per il lavoro o gili esperimenti. Heinrich Himmler, parlando a un raduno di ufficiali delle SS nel 1943, disse famosamente: «Questa è una pagina di gloria nella nostra storia, che non è mai stata scritta e non deve mai essere scritta». Si riferiva allo sterminio di massa degli ebrei, un argomento così vile che anche tra il suo cerchio più stretto era spesso discusso solo in eufemismi velati. Il silenzioso incantatore, Heinrich Himmler, il burattinaio, dietro la marionetta delle SS. Heinrich Himmler non era una figura imponente a prima vista.
con i suoi occhiali appoggiati precariamente sul naso e un comportamento che poteva essere scambiato per quello di un bibliotecario mansueto, piuttosto che per un assassino spietato, non ti sembrerebbe il cervello dietro alcuni dei crimini più orribili della storia. Eppure si dice spesso che le acque calme scorrono profonde, e la calma di Himmler nascondeva un abisso di oscurità insondabile. Himmler era un uomo guidato da ideologie contorte, ma era anche un uomo che prestava grande attenzione ai dettagli. Nel suo mondo, il diavolo non era solo nei dettagli, il diavolo era i dettagli. Fu Himmler a vedere le SS non solo come un'organizzazione, ma come un ordine cavalleresco, una fratellanza oscura unita da un senso perverso di lealtà e una visione distorta per il futuro. Si ispirò ai cavalieri teutonici medievali, vedendosi come un crociato dei tempi moderni che difendeva la razza ariana. Si potrebbe quasi immaginarlo in un'altra era, intento a studiare rotoli e manoscritti. Infatti, Himmler creò anche l'Ahnenerbe, un think tank delle SS, per approfondire la ricerca archeologica e culturale al fine di legittimare l'ideologia nazista. L'Ahnenerbe organizzò spedizioni in luoghi lontani come il Tibet alla ricerca delle radici ariane, come se la storia stessa potesse essere riscritta con una vanga e un pennello. Tuttavia, fu nei regni del terrore e del controllo che Himmler lasciò davvero il segno. La Gestapo, la polizia segreta e il Sicherheitsdienst, l'agenzia di intelligence, furono portati sotto il suo dominio, rendendolo il secondo uomo più potente in Germania. La sua portata non era limitata al regno dell'astratto o del segreto. Fu Himmler ad organizzare i campi di sterminio di massa, a coordinare Gli Einsatzgruppen, le squadre di uccisioni mobili che seguirono la Wehrmacht sul fronte orientale. Era tanto un burocrate quanto un boia. Sotto i suoi ordini venivano tenuti i verbali delle riunioni, registrati i dettagli e mantenute le statistiche. Questa meticolosa tenuta dei registri rendeva l'Olocausto non solo un'atrocità, ma un'atrocità amministrata burocraticamente. Semmai ci fosse stato un testamento alla doppia natura di Himmler, parte ideologo, parte amministratore, fu nei famigerati discorsi di Posen del 1943. Qui, parlando davanti a un raduno di leader delle SS, Himmler svelò in modo insolito l'entità e la portata dell'Olocausto, chiamandolo una pagina di gloria che non sarebbe mai stata scritta. È agghiacciante pensare che Himmler vedesse gloria nella morte orchestrata e la considerasse un argomento non solo per conversazioni sussurrate, ma per una sorta di politica demente. Fu anche Himmler che, rendendosi conto che la sconfitta della Germania era imminente, cercò di negoziare con gli alleati nel 1945, arrivando persino a incontrare il conte Folke Bernadotte di Svezia. L'uomo che aveva orchestrato la morte su una scala inimmaginabile stava ora cercando di essere un intermediario della vita, come se una tale cosa fosse nel suo ambito morale. Queste azioni portarono al suo arresto da parte delle forze britanniche e poco dopo, rendendosi conto che il cappio della giustizia si stringeva, prese il cianuro per evitare di affrontare il giudizio che così riccamente meritava. Il calice avvelenato, come gli elisir ideologici, nutrirono la crociata oscura delle SS. Immaginate un'assemblea di uomini, i loro occhi ardenti di un fervore che sfida una semplice spiegazione, riuniti in antichi castelli ricolmi di simbolismo medievale. No, non si tratta di un incontro clandestino, di una società segreta da un romanzo di Dan Brown. Questo era il castello di Wewelsburg, il centro ideologico e spirituale per le SS, dove Heinrich Himmler immaginava di ravvivare l'antica cavalleria dei cavalieri teutonici, ma marinata in una tossica miscela di ideologia nazista. In queste camere piene di interpretazioni distorte, del folklore germanico e di artefatti storici alterati, le SS non sono nate soltanto. Sono state battezzate e indottrinate, nutrite non solo con cibo per il corpo, ma con veleno per l'anima. L'indottrinamento ideologico delle SS iniziò molto prima che mettessero piede nel castello di Wewelsburg. I loro rituali di iniziazione portavano i tratti di una fraternità cavalleresca distorta. I recluti dovevano dimostrare la loro ascendenza ariana fino all'anno 1750, come se la purezza del sangue potesse in qualche modo tradursi in nobiltà di scopo. E poi veniva il giuramento, una fedeltà eterna ad Adolf Hitler e a Heinrich Himmler,
che nel suo ruolo di Reichsführer SS interpretava la parte del Gran Maestro in questa perversa reinvenzione di un ordine cavalleresco. Con giuramenti prestati e pugnali adornati con rune delle SS in mano, questi uomini non si erano semplicemente uniti a un'organizzazione, si erano arruolati in una crociata oscura, una missione sacrilega sancita da un'ideologia contorta. Una cosa è unirsi a un'organizzazione, un'altra è interiorizzarne le dottrine. L'addestramento delle SS andava ben oltre il condizionamento fisico e la strategia militare. Includeva una forte dose di educazione ideologica. Scuole delle SS, come le SS Junkerschulen, divennero i crogioli dove l'ideologia veniva infusa nel midollo dei recluti. Imparavano a vedersi come l'avanguardia della razza padrona, destinati a imporre un nuovo ordine basato sulla purezza razziale e sul dominio autoritario. Materie come la scienza razziale venivano insegnate, dove teorie e dubbie venivano poste come basi fattuali per pregiudizi radicati. Miti, leggende e interpretazioni deliberatamente distorte della storia venivano incorporate nel curriculum, progettate per rafforzare la nozione della supremazia ariana. Era una scuola di fanatismo, un'università di odio. Poi venivano gli esercizi sul campo, ma non erano semplici giochi di guerra. Nei territori occupati, gli Einsatzgruppen, composti principalmente da ufficiali delle SS, mettevano in pratica ciò che avevano imparato. Erano valutati non solo per la brillantezza tattica, ma anche per la purezza ideologica, valutati su quanto efficientemente potessero eseguire le politiche razziali di sterminio e spostamento. Era un tirocinio nell'atrocità, un corso pratico di soggiogamento, ed erano studenti rapidi nell'apprendimento. Il miglior arma politica è l'arma del terrore, osservava una volta Heinrich Himmler, impartendo questa saggezza ai suoi ufficiali delle SS. Il concetto di Weltanschauungskrieg, o guerra ideologica, era profondamente radicato nell'ideologia delle SS. Andava oltre la semplice propaganda. Era una prospettiva che permetteva loro di commettere atti inimmaginabili senza un brivido di dubbio o un'iota di compassione. Diventarono veri credenti, uomini che pensavano di partecipare a una grande missione storica. Per loro, le SS non erano semplicemente un incarico, erano un'unzione. L'idra dalle molte teste. La sinistra versatilità delle SS. Immagina un'idra. Le sue molteplici teste si contorcono. Ciascuna funziona indipendentemente, ma FA parte di un intero mostruoso. Queste erano le SS durante la Seconda Guerra Mondiale. Un'organizzazione con ruoli molteplici, ognuno disturbantemente efficiente di per sé. È come se le SS fossero state progettate per essere un coltellino svizzero dell'orrore. Ogni funzione accuratamente affilata per infliggere il massimo danno. Nessun ruolo era troppo grande o troppo piccolo, nessuna missione troppo alta o troppo bassa, purché avanzasse la causa del Reich. Quando il sipario del conflitto si alzò nel settembre 1939, le SS erano già una macchina ben oliata di oppressione all'interno della Germania, ma la guerra offrì loro nuovi teatri di operazione. In Polonia, gli Einsatzgruppen, squadracce speciali delle SS, servirono da precursori di una più ampia tragedia europea. Inizialmente incaricati di eliminare i leader politici e intellettuali per decapitare la società polacca, presto avrebbero avuto un ruolo fondamentale nell'Olocausto, massacrando centinaia di migliaia di ebrei e altri. Questi non erano soldati senza volto che premevano grilletti. Erano uomini che partecipavano a lezioni sulla purezza razziale, che portavano nelle tasche delle loro uniformi piccoli libri contenenti i principi della loro ideologia tossica, come se fossero testi sacri che giustificavano i loro atti sacrileghi. Tuttavia, le SS non si accontentavano di essere solo la spada, cercavano anche di essere lo scudo del regime nazista. Furono loro a guidare la polizia interna che manteneva in riga la popolazione tedesca, imponendo conformità ideologica e reprimendo il dissenso. La Gestapo, o la polizia segreta dello Stato, operava sotto l'ampio ombrello delle SS, radicando i nemici dello Stato con fredda efficienza. Il semplice atto di ascoltare una stazione radio estera poteva portare a un bussare alla porta, un bussare che annunciava sparizione, interrogatorio o peggio. Ogni aspetto della vita era sotto esame, ogni deviazione una potenziale minaccia, e le SS servivano come l'occhio onniveggente, che osservava, giudicava e spesso eseguiva. E poi c'erano i campi di concentramento, un universo grottesco a sé stante,
gestito con un'efficienza industriale che celava il caos della sofferenza umana al suo interno. Erano le SS che gestivano questi campi tramite le loro SS Totenkopfverbände o unità testa di morte. Erano responsabili di tutto, dai treni che arrivavano colmi di terrore umano all'orchestrazione del lavoro forzato e dello sterminio sistematico. Dachau, Auschwitz, Sobibor, nomi che ancora mandano brividi lungo la nostra schiena, erano gestiti come se fossero fabbriche, il loro materiale grezzo, essendo vite umane, e il loro prodotto finale, essendo la morte. Il personale delle SS che gestiva questi campi spesso viveva con le loro famiglie in residenze appena oltre il filo spinato, come se gestire l'annientamento fosse un lavoro dalle 9 alle 5 che non interferisse con la vita domestica. «Gli occhi del mondo sono su di voi», disse Eisenhower alle sue truppe nel giorno D. Ma gli occhi delle SS erano concentrati altrove, su un piano segreto per evacuare e distruggere i campi di concentramento per nascondere i loro crimini, su sacche di resistenza che ancora dovevano essere represse e verso la fine su inutili ultime resistenze contro una marea che si era ribaltata. Anche mentre il loro mondo crollava, le SS rimanevano fanaticamente devote alla loro causa, combattendo fino all'ultimo proiettile e, in alcuni casi, partecipando alla distruzione organizzata delle prove dei propri crimini. L'abisso, oltre l'uniforme. Un'odissea oscura, attraverso i crimini di guerra delle SS. Immaginate per un momento un'organizzazione così intrecciata nella crudeltà da trasformare l'inimmaginabile in routine. Immaginate ufficiali delle SS che sembravano come qualsiasi altro soldato. Uniformi stirate, stivali lucidati, insegne scintillanti, ma le cui azioni provenivano dalle profondità più lontane della malevolenza umana. I crimini di guerra delle SS non erano semplici aberrazioni. Erano orrori sistematizzati che si dispiegavano come una nube oscura lenta e inesorabile attraverso il paesaggio europeo. Cominciamo con gli Einsatzgruppen, le famigerate squadre mobili di uccisione. Erano i pionieri letali delle SS sul fronte orientale, seguendo l'avanzata delle truppe tedesche. In luoghi come Babi Yar, vicino a Kiev, queste squadre massacrarono decine di migliaia di ebrei, rom e altre persone considerate indesiderabili. Non erano numeri astratti, erano uomini e donne. Le esecuzioni erano così massicce che il terreno ondeggiava, un fenomeno grottesco causato dallo stabilirsi delle fosse comuni. Ma l'omicidio di massa era solo una tonalità grottesca in uno spettro agghiacciante di atrocità. Le SS hanno svolto un ruolo fondamentale nello sfruttamento del lavoro forzato. Industrie come IG Farben, Krupp e persino Volkswagen hanno fatto uso di lavoratori che venivano lavorati a morte sotto la supervisione delle SS. Queste erano le mani che costruivano il Terzo Reich, ma erano mani incatenate, affamate ed esauste. Uomini come Oswald Pohl, capo dell'ufficio economico e amministrativo delle SS, gestivano meticolosamente questi orrori come se fossero semplicemente linee in un registro, ignorando il costo umano. E poi c'erano gigli e esperimenti medici, atti così vili che sembravano appartenere a un regno oltre la comprensione umana. Il dottor Josef Mengele ad Auschwitz divenne una figura sinonimo di questa scienza oscura, conducendo esperimenti che variavano dalla sterilizzazione allo studio sui gemelli, spesso portando alla loro morte. Gli esperimenti erano sadici, privi di valore scientifico e si basavano interamente sulla sofferenza umana. Una citazione attribuita a Mengele rivela il distacco freddo. Più facciamo a voi, meno sembrate credere che lo stiamo facendo. Un altro capitolo in questa terribile litania è l'impegno delle SS nelle prese di ostaggi e nelle uccisioni di rappresaglia. Città come Oradour-sur-Glane in Francia e Lidice in Cecoslovacchia furono cancellate dalla mappa come atti di punizione collettiva. Uomini e donne furono uccisi, le loro case bruciate, le loro storie obliate. Le SS non volevano solo soggiogare, miravano a cancellare, a negare intere comunità il loro posto nella narrazione umana, affinché non pensiamo che questa oscurità fosse confinata a poche anime depravate. Considerate il rapporto Jäger, un documento interno delle SS che dettaglia gli omicidi di massa condotti da una unità Einsatzkommando in Lituania. Il rapporto tabula freddamente il numero di persone uccise, suddivise per categoria, uomini, donne, anziani, come se fossero semplici statistiche.
Questa era la burocrazia del male, un annientamento sistematizzato gestito con la meticolosità che si potrebbe associare a un rapporto annuale aziendale. Bilanci della giustizia. Il crepuscolo della resa dei conti delle SS. Se la guerra era un vasto, macabro arazzo di sofferenza umana, i processi del dopoguerra furono un tentativo, per quanto inadeguato, di intessere una narrazione di giustizia in un tessuto macchiato da atrocità indelebili. I processi di Norimberga, iniziati nel novembre 1945, divennero il simbolo più emblematico di queste ricerche giudiziarie, preparando il terreno per una resa dei conti globale che trascendeva la semplice vendetta. Nella grande camera, dove ghigli echi di innumerevoli voci rimbombavano su pareti rivestite in legno e tende di velluto lussuoso, uomini che una volta avevano orchestrato crimini di scala incomprensibile erano ora ghigli imputati. Tra loro c'era Ernst Kaltenbrunner, l'ufficiale delle SS di più alto grado a fronteggiare il giudizio a Norimberga. La vista di quest'uomo, che aveva supervisionato gran parte dell'Olocausto come capo dell'ufficio principale di sicurezza del Reich, nel tentativo di giustificarsi era un esercizio di assurdità. La sua condanna a morte per impiccagione fu un momento sia soddisfacente che inquietante. Soddisfacente perché sembrava che fosse stata fatta giustizia, ma inquietante perché la punizione non poteva mai essere commisurata ai crimini. I processi di Norimberga avrebbero stabilito il precedente per il principio legale della responsabilità di comando, dove ghigli ufficiali superiori potevano essere ritenuti responsabili per crimini commessi dai subordinati se ne erano a conoscenza e non agivano per prevenirli. Questo principio sarebbe stato invocato ancora e ancora nei processi successivi degli ufficiali e del personale delle SS, sia in Germania che all'estero. Ma che dire dei soldati semplici, dei membri di base delle SS? Il destino di questi uomini si sarebbe svolto in aule di tribunale più piccole in tutta Europa e nelle Americhe, estendendosi per decenni anche nel XXI secolo. Nel 1961 Adolf Eichmann, l'architetto logistico dietro le deportazioni di massa nei campi di sterminio, fu catturato in Argentina dagli agenti israeliani. Il suo processo a Gerusalemme, trasmesso globalmente, incise nella memoria collettiva la banalità del male, una frase coniata dalla teorica politica Hannah Arendt. Eichmann, che si descriveva come un semplice ingranaggio nella macchina, fu giustiziato nel 1962, lasciando al mondo il terrificante pensiero che il massacro di massa potesse essere opera di burocrati che spuntano diligentemente liste di controllo. Ulteriori processi avrebbero incluso anche altri tipi di responsabilità, non solo retribuzione, ma anche restituzione. L'accordo di Lussemburgo del 1952 fu un accordo storico che costrinse la Germania Ovest a pagare riparazioni a Israele e al popolo ebraico. Un riconoscimento finanziario, per quanto inadeguato, degli orrori perpetrati da entità come le SS. Curiosamente, non tutti i membri delle SS affrontarono i processi. Prendi il caso del dottor Josef Mengele, l'angelo della morte di Auschwitz. Nonostante l'inseguimento implacabile del Mossad e di altre agenzie, riuscì a sfuggire alla cattura, vivendo i suoi giorni in Sud America prima di morire in un incidente di nuoto nel 1979. La sua fuga fu un promemoria scomodo che il lungo braccio della giustizia, sebbene vasto, aveva le sue limitazioni. Poi c'erano persone come Otto Skorzeny, un SS-Obersturmbannführer, famoso per aver salvato Benito Mussolini dalla prigionia. Sebbene assolto a Norimberga, si impegnò in organizzazioni sotterranee del dopoguerra ed è stato persino consultato da alcune agenzie di intelligence, lasciando riflettere sulla inquietante elasticità della morale nei corridoi del potere. Soldati ai margini, il paradosso dei volontari stranieri nelle Waffen-SS. Mentre il dramma della Seconda Guerra Mondiale si dispiegava come un sinistro arazzo in tutta Europa, un peculiare sottotrama prendeva forma, spesso inosservata, lontano dalla narrativa principale dominata dalla Wehrmacht e dai circoli interni dei nazisti. Questa è la strana, paradossale storia dei volontari stranieri nelle Waffen-SS, una storia che danza sui bordi dell'alleanza e della sopravvivenza, dell'identità e del pragmatismo. Il reclutamento di volontari stranieri nelle Waffen-SS iniziò seriamente intorno al 1941. Già la macchina della guerra stava macinando l'Europa.
e nuovi soldati erano molto richiesti. In un twist ironico, le SS ossessionate dalla razza aprirono le loro file a ciò che una volta consideravano gruppi inferiori. La logica era freddamente utilitaristica. La manodopera stava diminuendo e le alleanze politiche erano forgiate nella sabbia mobile. Dai finlandesi a nord alla divisione Charlemagne francese, dalla divisione Galizia-Ucraina ai volontari dei Balcani, il tessuto delle Waffen SS stava diventando un intreccio complesso di etnie e nazionalità. Ora, ci si potrebbe chiedere, cosa spingeva questi uomini ad unirsi a un'organizzazione famosa per il suo fervore ideologico spietato? Per alcuni era una miscela di sentimenti anticomunisti e l'attrazione di una nuova Europa sotto l'egemonia nazista. Uomini come Léon de Grelle, un attivista politico belga, diventato volontario delle Waffen SS, vedevano la lotta come un'estensione delle proprie battaglie nazionaliste. In uno dei suoi discorsi, de Grelle dichiarò sfacciatamente: «Parto, prenditi cura del Belgio. Rimango un vallone e rimango belga, ma combatterò sul fronte orientale come un europeo». Per altri, unirsi alle Waffen SS era una mossa disperata per la sopravvivenza o un trattamento migliore sotto occupazione. Ancora altri erano influenzati dalla propaganda, le loro menti adornate di immagini di valorosi guerrieri che combattevano per una causa maggiore. I reclutatori delle SS, pienamente consapevoli degli ingredienti volatili che stavano mescolando, usavano materiali di propaganda mirati, come opuscoli scritti in varie lingue e film che attingevano al folklore locale e alla storia. Questi metodi si inserivano nella complessa rete di motivazioni, rendendo ogni divisione straniera una curiosa miscela di ideologie e intenzioni. Mentre questi volontari venivano integrati, o come alcuni potrebbero sostenere, assorbiti nelle Waffen SS, subivano intensi sessioni di addestramento mirate a modellarli nell'archetipo del soldato SS. Ma la realtà era molto più sfumata. Nonostante indossassero uniformi simili, adornate con l'infame insegna del teschio della morte, molte unità straniere erano male equipaggiate e ricevevano meno privilegi dei loro omologhi tedeschi. I combattimenti a cui assistevano non erano meno brutali, spesso schierati in alcuni dei teatri più orribili della guerra, sia il labirinto gelato del fronte orientale che le fortificazioni crollanti in Francia durante l'invasione alleata. Mentre la guerra calava e le sorti si capovolgevano, questi volontari stranieri si ritrovarono intrappolati in un impero che crollava. Alcuni, come i resti della divisione Charlemagne francese, affrontarono la cruenta battaglia per Berlino, combattendo fino alla fine a Mara, in una città già condannata alle rovine. Altri tentarono di fuggire verso le loro patrie, solo per incontrare vari destini, processi, esecuzioni o una vita di ostracismo. Nell'ombra delle rune, l'occultismo e l'anatomia estetica delle SS. Negli annali della storia oscura, pochi simboli hanno suscitato tanto orrore e disprezzo quanto le rune gemelle delle SS. Questi sigilli, simili a doppie saette, rappresentavano ben più di due lettere. Erano la formula alchemica che fondava mito, misticismo e malevolenza in un unico, inquietante marchio. Heinrich Himmler, un uomo tanto affascinato dall'occulto quanto dall'arte dell'esterminio, immaginava le SS non solo come un'unità militare, ma come un ordine esoterico, radicato in un oscuro pastiche di miti ariani, leggende teutoniche e pseudoscienza contorta. Himmler era catturato dall'idea di rivivere un antico patrimonio ariano, ricco di codici guerrieri, rituali segreti e simboli sacri. La sua ideologia, tanto esoterica quanto maniacale, traeva ispirazione da varie pratiche occulte e dalla lore delle rune. Si dice che spesso visitasse il castello di Wewelsburg, un luogo che intendeva trasformare nel Camelot delle SS, dove si crede abbia partecipato a una varietà di cerimonie mistiche. Le doppie rune non erano semplici affettazioni, furono accuratamente selezionate dalle rune Armanen, un insieme popolarizzato dal mistico austriaco Guido von Liszt. Il lavoro di Liszt era considerato un'interpretazione esoterica degli alfabeti runici dell'antica Norvegia, sebbene fosse ben lontano dall'essere storicamente accurato. Tuttavia, Himmler e il suo cerchio interno erano affascinati dal misticismo che circondava questo simbolo esoterico, interpretandolo come un simbolo di dualismo, creazione e distruzione, vita e morte, potere e dovere.
È come se credessero che indossando questi sigilli potessero canalizzare un'energia cosmica che legittimasse i loro atti di violenza senza precedenti. E non dimentichiamo l'infame Totenkopf o l'insigna Testa di Morte, un teschio inquietante e macabro che adornava le mostrine dei colletti delle unità SS responsabili dell'amministrazione dei campi di concentramento e di sterminio. Questo simbolo morboso, più di qualsiasi altro, era una rappresentazione grafica netta del totale disprezzo delle SS per la vita umana. Sebbene i teschi fossero stati storicamente usati nel simbolismo militare, nel contesto delle SS assunsero un significato più malevolo, uno che fissava il mondo senza esitazione, come per dire: siamo gli architetti della morte e non ne abbiamo vergogna. Tuttavia, il repertorio di simboli delle SS non era limitato al mistico o al morboso. Bandiere, inni e giuramenti erano accuratamente progettati per infondere nell'organizzazione un senso di dovere sacro. I matrimoni e persino le nascite nelle SS erano carichi di elementi ritualistici che miravano a propagare una prole razzialmente pura. Persino le loro famose uniformi nere, disegnate dai membri delle SS Karl Dibitsch e Walter Heck, non erano solo una questione estetica, ma rappresentavano la serietà mortale e l'impegno settario atteso da ogni membro. Lo stesso Himmler affermò una volta: «Il nero è il nostro colore, il nero è il simbolo della battaglia e dell'inizio di tutte le cose, e quindi è buono». L'archivio dell'ombra. Tracciare le SS nei labirinti della memoria collettiva. La storia delle SS non termina con la caduta del Terzo Reich o il clangore delle chiavi del carceriere che chiudono a chiave i suoi criminali. Invece, il suo lascito si srotola come un arazzo oscuro sullo sfondo della storia moderna, negli angoli della ricerca accademica, nella solenne quiete dei memoriali e nelle spesso controverse distese del discorso pubblico. Nell'ambito accademico, le SS fungono da caso di studio per alcune delle domande più inquietanti sul comportamento umano. Gli studiosi setacciano laboriosamente un oceano di documenti d'archivio, corrispondenze e storie orali per dissezionare la meccanica di questa un tempo temuta organizzazione. Anche eticisti e psicologi lottano con la questione di come persone apparentemente ordinarie siano diventate agenti di crudeltà inimmaginabile. È un enigma che risuona negli scritti di pensatori come Hannah Arendt, la cui nozione della banalità del male cercava di comprendere come i quadri istituzionali potessero così efficacemente disumanizzare sia il carnefice che la vittima. Ma mentre gli studiosi scrivono volumi, i memoriali offrono un tipo di narrazione diverso, una narrazione di contemplazione silenziosa. Luoghi come Auschwitz, Sobibor e Treblinka fungono da monumenti cupi, non solo per le vittime, ma anche come marchi indelebili dei crimini contro l'umanità delle SS. Qui la narrazione non è di parole, ma di presenza, della spettrale vuotezza delle baracche abbandonate e delle camere a gas, e del pesante silenzio che si posa sui campi dove migliaia sono stati giustiziati. I visitatori, inclusi i discendenti dei membri delle SS, spesso commentano una sensazione ineffabile, come se l'aria stessa fosse ancora testimone delle trasgressioni che si sono svolte lì. Ora, andando oltre le sacre aule dell'Accademia e il silenzio inquietante dei memoriali, troverete che le SS sopravvivono anche nel campo minato del discorso pubblico. Da produzioni di Hollywood a dibattiti sui social media, l'eredità delle SS viene frequentemente appropriata, spesso perdendo sfumature nel processo. Film come La lista di Schindler e Il pianista portano racconti drammatizzati a un pubblico globale, mentre altri rischiano di banalizzare l'enormità dei crimini delle SS con violenza stilizzata o archi narrativi distorti. Interessantemente, le SS sono state anche invocate in racconti di monito per la politica contemporanea, uno spettro retorico che avverte contro l'ascesa dell'autoritarismo e dell'estremismo. Tuttavia, ciò spesso invita alla controversia. I critici sostengono che tali confronti rischiano di diluire l'orrore unico dell'Olocausto e degli altri crimini delle SS. La memoria pubblica è, dopo tutto, un campo di battaglia dell'interpretazione. Recentemente è emersa una tendenza tra alcuni gruppi di estrema destra di cooptare simboli o slogan delle SS, ignari o apertamente sprezzanti del peso che questi portano.
Queste appropriazioni hanno acceso dibattiti sociali sulla libertà di parola contro l'imperativo di contrastare l'odio, ravvivando vecchi argomenti con una nuova rilevanza urgente. Ma forse i marcatori più toccanti dell'eredità delle SS sono i racconti personali, lettere, diari e interviste con sopravvissuti o familiari che svelano i microcosmi di vite irrimediabilmente alterate. In questi frammenti, le SS non sono un concetto storico astratto, ma una forza reale e tangibile che ha infranto sogni, separato famiglie e lasciato ferite che potrebbero non guarire mai completamente. Echi oscuri, come l'ideologia tormentata delle SS, riecheggia nell'estremismo moderno. Negli angoli ombrosi di Internet, nascosti in un linguaggio codificato e sparsi in graffiti su muri anonimi, l'influenza delle SS continua a tormentare il mondo moderno. Il disturbo fascino della loro ideologia non è crollato con le rovine del Terzo Reich. Piuttosto si è metastatizzato, insinuandosi in vari gruppi estremisti che prosperano oggi. Comprendere questo retaggio persistente è come scrutare in un abisso inquietante, dove gli echi di un passato orrorifico riecheggiano nel linguaggio, nei simboli e nelle azioni dell'odio moderno. Fin dall'inizio, chiarifichiamo una cosa. L'infamia delle SS l'ha resa un argomento tabù, qualcosa da disprezzare nella società mainstream. Eppure, paradossalmente, proprio quell'infamia esercita un richiamo sulle menti affascinate dalle ideologie estremiste. Quello che per molti è un capitolo oscuro della storia umana diventa, per alcuni, un manuale di gioco, una distorsione oltraggiosa della storia che romantizza la sua malevolenza. Le SS non servono come un racconto di monito, ma come ispirazione, un modello perverso per portare avanti un'agenda che ha trovato nuova vita nei gruppi di odio moderni. Gli angoli di estrema destra del web sono pieni di riferimenti alle SS, a volte velati, a volte sfacciati. Siti web glorificano la loro lotta. Libri di ex ufficiali delle SS vengono studiati come trattati ideologici e immagini vengono condivise con didascalie che vanno dal sottile all'apertamente abominevole. Qui il dono della connessione globale della tecnologia si trasforma in una maledizione, fornendo una piattaforma per la propagazione, la discussione e la normalizzazione di queste credenze distorte. E non dimentichiamo l'appropriazione dei simboli. Le rune delle SS, il Totenkopf o Testa di Morte, e persino le loro uniformi nere sono state riproposte da gruppi di odio moderni. Questi simboli svolgono ancora la funzione per cui sono stati progettati, creare un senso di inclusione tra gli iniziati, mentre si delinea un confine ostile contro l'altro. La vista raccapricciante del Totenkopf, che appare negli stemmi delle milizie estremiste, non è solo un cenno alla storia. È uno sforzo cosciente di collegare la missione dei radicali di oggi a ciò che vedono come un passato eroico. Sebbene i gruppi estremisti moderni possano differire in termini di nazionalità, lingua e obiettivi immediati, molti condividono un'affinità curiosa per la visione distorta della storia e dell'identità delle SS. Assorbono teorie di purezza razziale, non come nonsenso anacronistico, ma come filosofie attuabili. Negli ultimi anni, i movimenti di estrema destra in Europa e America hanno dimostrato ciò attraverso una serie di violenze mirate contro minoranze etniche e religiose, facendo eco ai giorni più bui delle SS. Ancor più inquietante è come queste ideologie siano migrate dai margini al mainstream. Candidati politici che esprimono idee che sarebbero state considerate estremiste, un decennio fa sono ora parte dei dialoghi nazionali e usano lo stesso manuale: polarizzare, radicalizzare e disumanizzare. Potrebbero non fare riferimento direttamente alle SS, ma l'ideologia è sorprendentemente simile. Un gruppo interno definito dalla razza o dalla religione, una minaccia esistenziale da una forza invasiva e una promessa di ritorno a un passato mitico. Mentre lo schermo sfuma in nero, riflettiamo sulla gravità di ciò che abbiamo scoperto oggi. Dalle strade acciottolate di Monaco, dove le SS hanno preso il loro primo respiro maligno, ai corridoi scarsamente illuminati dei processi di Norimberga e nei pixel dell'odio online moderno, lo spettro delle SS è un fiume tortuoso di oscurità negli annali della storia umana. Abbiamo incontrato gli architetti di questo edificio lugubre, uomini come Heinrich Himmler, le cui visioni incubo si sono riversate nel mondo, creando increspature di sofferenza che ancora oggi ci toccano. In una citazione sobria,
il filosofo George Santayanachi ha messo in guardia: coloro che non possono ricordare il passato sono condannati a ripeterlo. Mentre le rune delle SS, una volta scarabocchiate su documenti che delineavano orribili crimini di guerra, trovano nuova vita negli angoli oscuri di Internet, le parole di Santayana rimangono nell'aria come una profezia inascoltata. Siamo i custodi della memoria, i guardiani della storia, incaricati del compito arduo ma vitale di trascinare questi echi oscuri alla luce. La storia delle SS è finita, ma i suoi echi rimangono, sia come lezione che come avvertimento. È nostra responsabilità assicurarci che questi echi svaniscano nel silenzio, per non riecheggiare mai più. Grazie per aver intrapreso questo viaggio cupo con me. Facciamo in modo che la storia ricordi, così non siamo condannati a ripeterla.